Nuovo album di Bruce Dickinson sta per uscire, però arriva una notizia che stravolge il tour. Una notizia secondo me inaspettata, perché si parla che Roy Z non farà parte della band. E Roy Z è il compositore, colui che ha lavorato con Bruce Dickinson in tutti questi anni per l'album, quindi non è che sia una cosa tanto da sottovalutare. Poi che arriva così a sorpresa, ormai a uscita imminente. L'unica notizia buona di tutto questo discorso è che le chitarre a sostituirlo saranno due. E secondo me l'avere due chitarre nella band è essenziale per almeno quello che abbiamo ascoltato finora, per quanto con le tastiere si riesca comunque un po' a sopperire. E voi come la pensate su questo cambio di formazione improvviso della band di Bruce Dickinson? Scrivetemelo sempre nei commenti che ne parliamo.